Bentornati su technology.net, io sono Federico e questa è la nostra nuova puntata riguardante la personalizzazione dei dispositivi Android. Come sempre vi proponiamo una personalizzazione molto funzionale, senza troppi fronzoli e senza cose troppo particolari, perché ovviamente puntiamo molto sulla funzionalità. Quest'oggi introduciamo il Nexus Launcher, detto poi Pixel Launcher, disponibile in anteprima, installabile attraverso l'APK che vi linkeremo nel sito. Il Nexus Launcher sarà quindi il nuovo launcher dei Nexus e abbiamo voluto introdurlo in questa rubrica per proporvi qualcosa di nuovo e che arriverà sul mercato a breve. Personalizzazione molto molto semplice, con un solo widget, con l'icon pack di Nexus Launcher, ma ci premiamo molto farvelo vedere perché è veramente molto interessante anche come funzionalità. Cominciamo! Come detto, il launcher utilizzato oggi è il Nexus Launcher, detto però Pixel Launcher, perché la nuova lineup di Google si chiamerà appunto Pixel e non più Nexus. Però ovviamente non perde tutto ciò che è peculiare del sistema stock di casa Google e anche del Launcher, che era prima il Google Now Launcher, che comunque rimarrà presente sul Play Store a quanto si dice nei primi rumors. Partiamo dal tasto bianco, il tasto di accesso alla ricerca rapida di Google, velocissimo come potete vedere, molto interessante questa funzionalità perché rispetto a prima ovviamente il tasto è sicuramente più sobrio della barra presente e ovviamente rimane l'indicazione del giorno e dell'anno. Il Google Now Launcher aveva Google Now on Tap e anche qui troviamo il solito sistema di ricerca globale di Google che ricerca anche in locale, quindi molto molto utile per chi ha tanti file, per chi ha tanta musica, per chi ha tante foto. Introduce però, al contrario di appunto Google Now Launcher, alcuni punti interessanti che sono ripresi un po' da Aviate. Non so se vi ricordate il launcher di Yahoo. Abbiamo la navigazione diretta a casa, al lavoro. Abbiamo la possibilità di impostare degli allarmi, un timer, un evento, un reminder su Google Keep, insomma, abbiamo la possibilità di effettuare delle azioni rapide che non erano possibili su Google Now Launcher. Molto utile per chi non vuole avere la home piena di roba e con un semplice Now on Tap va a attivare queste funzioni che ovviamente sono attivabili in qualsiasi punto dello smartphone. Abbiamo anche l'introduzione in Google Now on Tap di alcuni punti di interesse, come detto, ristoranti, bar, caffè, insomma, tutto ciò che riguarda la zona che ci circonda. L'accesso al drawer non avviene più attraverso la classica icona circolare con i puntini, ma avviene attraverso uno swipe dal basso verso l'alto. Vedete questa freccetta? È anche molto bella l'animazione di comparsa di tutte le nostre app. È possibile attivare o disattivare le app recenti attraverso un lungo clic qui, Settings, e potrete accedere ovviamente a queste semplici tre impostazioni. Molto semplice, molto rapido, senza fronzoli, questo Pixel Launcher di Google. Ci è piaciuta anche la transizione e la possibilità appunto di ricercare direttamente le app molto molto facilmente e in maniera assolutamente rapida, soprattutto per chi ne ha tante, è una bella svolta. La dock cambia anche colorazione, molto più netto lo stacco dal resto della home e quindi diventa anche più semplice a colpo d'occhio capire qual è la dock e qual è la schermata home. Belle anche le nuove cartelle, molto carine. Un po' su uno stile già visto, per esempio su Nova, con opacità alta dello sfondo, insomma, non roba nuovissima, ma che per il Google Now Launcher era ovviamente un'utopia perché è rimasto simile a se stesso per molti molti anni. Si perde la pagina di Google Now con questo swipe perché, come detto, c'è accesso da qua oppure da Google Now on Tap. L'unico widget utilizzato in questa personalizzazione è un widget preso da Backdrops, molto carino, molto simpatico, ci è piaciuto molto perché abbiamo potuto, vedete, incastrare
il calendario vicino a questa torre. Dall'altro lato c'è una torre, quindi se avete una doppia pagina avrete uno sfondo speculare con la torre dall'altro lato. Ci è piaciuto molto perché è molto minimale, non è troppo pieno di roba, e per chi ad esempio deve curare molto gli impegni del calendario non ha distrazioni poi da altri widget o roba varia. Poi, visto che l'accesso al drawer è così rapido, ci è sembrato quasi inutile riempire la home con altra roba. Lo sfondo è uno sfondo visto su Backdrops, scaricato da Backdrops gratuitamente, quindi potete sempre sfruttare la solita app, mentre non abbiamo usato nessun altro widget. Nella nostra personalizzazione abbiamo inserito Messenger, Gmail, Instagram e Swipe, che è un client alternativo per Facebook. Tutto il resto è stock già sul Pixel Launcher, quindi sia il tasto sia la data, insomma un launcher bellissimo che vi straconsigliamo se non volete una home troppo piena. Peccato non poter personalizzare le icone, ma per questo setup così semplice è secondo noi sufficiente anche le icone stock di casa Google. Per oggi è tutto, vi ricordo che a 75 like il mese prossimo ci sarà una sorpresa, spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete pollice in su, altrimenti mettete pollice in giù e fateci sapere il perché. Vi ricordo anche di seguirci sui nostri social Facebook, Twitter, Google Plus e Instagram. Un saluto da Federico per tecnologie.net.